l'intervento di Antonio dimostra che si possono dire cose molto interessanti anche in poco tempo. Io avrei molte cose da dire, ma mancheranno. Facciamo una riflessione però, che volevo condividere per chiudere. E quando Don Antonio diceva che ricordava l'esperienza di questi grandi credenti che hanno contribuito diciamo, nel passato all'edificazione della democrazia, stiamo parlando di Alcide Gasperi, di Aldo Moro, eccetera. Riflettevo sul fatto, ad esempio, che Alcide De Gasperi, che tra l'altro è morto nel 1954, stiamo parlando di metà, prima della metà degli anni 50, quindi, e malgrado ciò ha lasciato questo segno. Però se ci pensiamo un attimo, Alcide De Gasperi è stato un uomo di governo, decisamente un uomo di governo, lega la sua presenza a questa ricostruzione dell'Italia così, così impetuosa che noi spesso rimpiangiamo nel suo vitalismo. Oggi ne avremmo forse bisogno di un'Italia così vigorosamente in via di ripresa. Però se ci pensiamo, De Gasperi è stato ed è rimasto un uomo di governo. Della Costituzione, ad esempio, si è totalmente disinteressato, non c'è un solo passaggio, lui era Presidente del Consiglio e quindi si asteneva, diciamo, dal mettere il naso, persino nelle faccende che più lo dovevano toccare per i suoi rapporti con le gerarchie, il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, eccetera. E riflettevo un po' malinconicamente, se mi permettete, sul fatto che Don Antonio ricorda questi uomini di tanto valore. E paradossalmente accade che oggi che noi abbiamo molto personalizzato la politica non riusciamo più a ritrovare uomini di altrettanto valore, cioè più personalizziamo la politica e più in modo inversamente proporzionale decade diciamo così il livello di chi fa politica, pensiamoci. Poi una seconda riflessione facevo a proposito di questo contenitore di cui francamente neanche io avverto nessuna mancanza, diciamo il grande contenitore che fu la Democrazia Cristiana, un partito di ispirazione cristiana, probabilmente di cattolici ma non cattolico, probabilmente diciamo nella sua storia. Però rilevo anche un'altra cosa, che quando poi siamo passati agli anni proprio il 93, diventava sacerdote Don Antonio, nel 93, nel 94 arriva la cosiddetta Seconda Repubblica, io dico la sedicente Seconda Repubblica, cioè nato niente secondo me dopo la prima, e ammesso che ci sia stata una prima oltretutto, dal punto di vista giuridico, cosa capita? Che si forma questa specie di bipolarismo secondo me un po' malsano che abbiamo avuto in tutto questo tempo, e i cattolici, uno dei problemi secondo me che hanno avuto era quello poi di dover andarsi a schierare, no? E io sentivo un po' divertito francamente che alcuni cattolici anche molto impegnati che dicevano guardate c'è il centro-destra, c'è il centro-sinistra e qui siamo noi, cioè come dire viversi con una sorta di terzietà, ecco, rispetto all'impegno. E questo perché? Cioè, si va molto secondo me per autocertificazione, come si fa con i documenti, no? Per esempio si tende a dire io sono moderato, no? Sapete quanta gente dice io sono moderato, noi siamo i moderati, salvo qui a dimostrare di esserlo con i fatti, oppure io sono un riformista, questa è un'altra parola che adesso è ahimè talmente abusata che è proprio depotenziata nel suo significato, sono un riformista. E così purtroppo secondo me è andata anche nel mondo cattolico, cioè autocertificarsi cattolici e salvo poi mettersi lì come dice Papa Francesco a sporcarsi, impicciatemi, non so come ha detto, io mi prendo cura di te, anzi mi avrei detto io ti custodisco, mi pare che dica questo Papa Francesco, io ti custodisco, perché questo secondo me dovrebbe essere il senso della politica, al di là delle appartenenze di movimento a destra, a sinistra, centro-destra, centro-sinistra, eccetera, però questa visione di terzietà francamente la trovavo superata e non accettabile. Basta, non vi dico altro. Grazie. Una parola, l'onorevole Preziosi diceva, quindi sono portavoce, non so se l'avete sentito, ma mi chiamava, stavano rivotando perché come dicevo non si mettono d'accordo, che non appena la realtà rappresentata da Gianni, la città che vogliamo, volesse, lui è disposto a tornare e parlare di questo, ma anche d'altro, e io direi che sarebbe un'occasione da non sprecare, quindi sfruttiamola, visto che abbiamo questa opportunità. Grazie a tutti.